coinvolgente, trascinante e emozionante. Sono gli aggettivi che meglio si addicono per la seconda edizione di Gin Festival, il trofeo scolastico Città di Senigallia, che come da tradizione ha richiamato nella spiaggia di Velluto centinaia di studenti provenienti da ogni parte d'Italia. Una kermesse che è ormai un vero e proprio punto di riferimento per Senigallia, che di fatto apre la lunga stagione soddisfando pienamente le aspettative dell'amministrazione comunale, che da sempre punta moltissimo sul turismo sportivo. Intanto tante presenze in questa città ad aprire la stagione estiva grazie all'azione sì della Libertas, ma soprattutto della grande volontà di due insegnanti che hanno voluto riconfermare questo grande evento. Francesca Piotti e Stefania Dottori, che hanno permesso di riempire la città, riempire il palazzetto. Va inoltre ricordato che prima dell'inaugurazione ufficiale presso il Foro Nonario, per la prima volta Gin Festival ha dato il benvenuto alle scuole con il nuovo aperitivo Velvet, offerto dall'Istituto Superiore Panzini di Senigallia in collaborazione con il Comune di Senigallia. L'aperitivo rientra nel progetto Non me la dai a bere, nato per contrastare l'abuso di alcol tra le nuove generazioni e per coinvolgere i giovani in azioni di educazione alla salute. Bella questa al palazzetto, da non dimenticare anche il preview che c'è stata al Foro Nonario, dove abbiamo presentato, grazie alla nostra scuola, l'alberghiero, questo cocktail analcolico rivolto ai giovani, e quindi anche qui un bel segnale di una città che si muove tutta insieme. L'appuntamento, organizzato dall'Associazione Sportiva Libertas Marotta in collaborazione con Federazione Ginnastica d'Italia e Ente di Promozione Sportiva Libertas Marche, con il patrocinio del Comune di Senigallia, provincia di Ancona e CONI regionale, ha trovato collocazione anche per questa edizione al Palazzetto dello Sport di Senigallia, che dal 26 al 28 aprile scorsi ha fatto registrare un altissimo numero di presenze con adesioni da diverse regioni italiane. Oltre 200 le squadre, per un totale di più di 800 atleti in gara tra scuole medie e superiori provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Umbria, Abruzzo, Toscana, Lazio e Marche per la competizione nazionale scolastica di ginnastica artistica e aerobica. I risultati sono stati buoni, la partecipazione delle scuole è stata ottima, ci sono state nuove scuole che hanno aderito alla manifestazione, malgrado le grandi difficoltà che le scuole attraversano, affrontano, l'entusiasmo è stato alle stelle, sia per i ragazzi che per i docenti. Aumentano i numeri delle presenze e non solo. Siamo aumentati e anche l'alto gradimento è aumentato, perché da tutte le parti l'ente di promozione sportivo Libertas ci ha ancora accolto tra le sue braccia, quest'anno abbiamo anche la federazione, siamo molto contenti di essere tornati a collaborare con la federazione ginnastica e colgo l'occasione per ringraziare il presidente della federazione ginnastica Riccardo Agabio. Tanti eventi che hanno caratterizzato l'inaugurazione della vostra manifestazione, poi le gare vere e proprie, beh, direi insomma che è stato tutto un susseguirsi di grandi emozioni. Grandissime emozioni e grandi tensioni dal momento che abbiamo iniziato a preparare la manifestazione, risaliamo a ottobre del 2014, e da quel momento è stato un susseguirsi di notizie, di informazioni, di cambiamenti, di iscrizioni e tante difficoltà, però tutte superate e tutti molto contenti. I numeri di Gin Festival sono eclatanti e hanno permesso in maniera sempre più consistente di garantire la conoscenza tra i diversi istituti italiani, sia per gli studenti che per gli insegnanti. D'altra parte, Gin Festival è un momento di aggregazione unico, offrendo stimoli e motivazioni anche grazie all'inserimento di specialità capaci di unire e rafforzare i rapporti. Oltre alla conferma di Gin Insieme, dove alunni e alunni con disabilità mentale hanno partecipato alla manifestazione accompagnati e sostenuti da compagni di classe e di istituto. Un sostegno che ha permesso a questi ragazzi di non gareggiare separatamente, ma in modo perfettamente integrato. I loro compagni li hanno infatti aiutati e sostenuti prima, durante e dopo la competizione, dimostrando responsabilità, intelligenza e solidarietà verso il prossimo. Uno spirito di apertura, tolleranza e condivisione che la scuola deve sostenere e allo stesso tempo lavorare per aiutare a diffondere. Per la scuola questo è un incontro molto importante, un appuntamento fondamentale, perché serve per finalizzare tutta l'attività sportiva che si fa durante l'anno scolastico. È una grossa motivazione anche per i ragazzi, e si sa che quando c'è un obiettivo da raggiungere poi si lavora molto più volentieri e molto di più. Le scuole hanno ormai poche opportunità di
incontro, di confronto con le altre realtà. Invece qua ci troviamo di fronte a scuole che vengono da tante regioni, da tanti punti, insegnanti diversi, esperienze diverse, quindi è una cosa molto bella riuscire a confrontarsi, perché poi c'è l'aspetto agonistico che è fondamentale in una gara, ma c'è anche l'aspetto di solidarietà. C'è l'inserimento dei ragazzi diversamente abili che vengono fatti gareggiare insieme ai loro compagni di classe, compagni di istituto, vengono sostenuti, aiutati, e questo secondo me già da solo vale la partecipazione a questa manifestazione. Gin Festival ha una formula open senza limiti di età, di categoria né di numero di gare alle quali si può prendere parte, e prima della presentazione ufficiale ha proposto un'anteprima denominata 4 passi sul velluto. Si è trattato di un altro straordinario momento di sport e spettacolo dove i protagonisti dei vari istituti scolastici, scuole di danza e società sportive italiani si sono cimentati in esibizioni coreografiche utilizzando stili e generi differenti, promuovendo le varie forme della ginnastica e dell'espressione corporea. I numeri danno ragione all'organizzazione, direi che questa è l'ennesima dimostrazione che lo sport, il turismo e la scuola possono sostenersi a vicenda e creare momenti interessanti e opportunità per far stare i giovani insieme tra loro per occasioni di inclusione e tutti i valori che comunque la scuola cerca sempre di portare in alto. Nel corso dell'evento sono state premiate le scuole che hanno portato a Senigallia il maggior numero di ragazzi, nello specifico Terracina, Istituto Comprensivo Cervia 3, Padova, Ande Zeno, Olgiate Olona e Brescia, alle quali è stato consegnato del materiale didattico, un vocabolario e il testo sulla sindone. Siamo molto soddisfatti di aver proposto anche quest'anno, insieme alla Libertas, insieme ai nostri insegnanti di spicco, questa manifestazione che scolastica, che offre a tanti ragazzi, a tanti studenti di partecipare, di vivere un momento educativo importante attraverso la famiglia, attraverso gli insegnanti, attraverso anche lo sport che è cultura in questo caso. E quindi siamo contentissimi che questo percorso che abbiamo iniziato ormai 7 anni fa sia arrivato oggi a Senigallia con una grande crescita. Dopo la cerimonia di inaugurazione, l'inizio ufficiale delle competizioni che per 2 giorni hanno esaltato i tanti protagonisti che, oltre a darsi battaglie nelle diverse categorie, si sono perfettamente integrati nello spirito della manifestazione. Sport e divertimento alla base di tutto, interpretando al meglio la filosofia degli organizzatori e fornendo un valore aggiunto all'evento. Un evento organizzato ancora una volta alla perfezione che, oltre a raccogliere tanti consensi, ha fatto divertire i partecipanti e il numeroso pubblico presente alla cerimonia di inaugurazione. La serie di esibizioni e spettacoli è stata aperta dal serpentone colorato formato dai rappresentanti dei vari istituti scolastici presenti a Senigallia e provenienti da Civitanova Marche, Cervia, Olgiate Olona, Palazzolo Sull'Oglio, Mondolfo, Marotta, Torino, Terracina, Ande Zeno, Brescia, Ancona, Busto Arsizio, Lecce, Padova, Fermo, Chieri, Loreto, Assisi, Bastia Umbria, Fermo, Condove, Porto Sant'Elpidio e naturalmente Senigallia. Nel frattempo, mentre i ragazzi delle scuole, accolti da sindaco e organizzatori, si accingevano a sfilare sulle parquet, l'evento ha ospitato l'apertura vera e propria di Gin Festival con una serie di esibizioni e spettacoli. In primis, l'applauditissima performance di Dance Emotion, rappresentata dalla fusione di 3 concetti, danza, divertimento e dimagrimento. Una lezione di fitness musicale alla portata di tutti che ha visto l'esecuzione di coreografie realizzate con i passi base della danza, moderna, hip hop, funky, latinoamericana, country, inventata dal ballerino torinese Giuseppe Palombella. Sul parquet del palasport senigallese è stata poi la volta della società organizzatrice, la Libertas Marotta, sodalizio guidato dal presidente Giuliano Pucci. La Libertas Marotta, da oltre 30 anni, promuove l'attività fisica dai bambini fino agli adulti più esperti. Organizza corsi di ginnastica, ludica, competitiva, rieducativa e preventiva. Nell'occasione, la squadra agonistica, allenata da Valentina Berluti e Ramona Saudelli, coadiuvate dalla direttrice tecnica Maria Stefania Dottori, si è esibita nella interpretazione di Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Noi siamo molto contenti poi di collaborare con l'amministrazione comunale e con la Federazione Italiana Ginnastica, con cui abbiamo stretto una grande collaborazione mesi addietro, sia col Presidente nazionale che col Presidente regionale, e poi per noi è una grande soddisfazione perché il motto della Libertas è lo sport ovunque e per tutti, e per cui chi meglio dei settori giovanili, quindi delle scuole, rappresenta lo sport in questo momento.
Altri momenti coinvolgenti con la squadra del liceo Perticari, che si è aggiudicata il primo posto alla fase nazionale delle Olimpiadi della Danza 2015 e che ha presentato The Freak Show, una coreografia composta da ballerini clown orchestrati dal loro direttore. In scena un circo bizzarro dei toni cupi, movimentato da personalità esuberanti e da note che mirano allo stupore più profondo. E poi il Double Dutch, uno sport riconosciuto e praticato in tutto il mondo fin dagli anni 50, con tornei ed esibizioni locali, nazionali e internazionali, che a Senigallia, grazie all'allenatore Hermes Ghironi, si è affermato nella disciplina del freestyle con giovanissimi di 11 e 12 anni. Insomma, spettacolo e divertimento oggi in festival, organizzato grazie anche al contributo di sostenitori importanti come le aziende Bottega Verde, Sodico, Bottega dell'Albergo, Tacchi e Bonifazi, Kellogg's, Barzetti, Banca Suasa, Credito Cooperativo. I valori di Suasa, Banca Suasa, ma tutto il mondo del credito cooperativo sono valori statutari, nascono proprio da fondamenti, da un secolo di storia, e oltre a, ovviamente come tutte le banche che intermediano denaro, finanza, hanno una caratteristica particolare. Non a caso alcuni anni fa diceva la nostra banca è differente, perché coltivano, hanno l'obbligo di coltivare la crescita culturale, sportiva se vogliamo, è un obbligo proprio che nasce dai nostri padri fondatori. Per ogni kermesse di alto livello anche un gran finale che, come da tradizione, ha visto protagoniste le atlete del gruppo agonistico del settore ginnastica ritmica della Polisportiva Senigallia, che si sono esibite sulle note di Bailando di Enrique Iglesias. Adesso con un bilancio positivo si guarda già al 2016. Guardiamo al 2016, cerchiamo di fare ancora di più, di fare meglio, e speriamo insomma di riuscire. Se anche l'amministrazione comunale ci aiuta a portare avanti questo progetto, noi ripartiamo diciamo dal nostro entusiasmo. Io se penso che siamo riusciti senza risorse, con tagli continui e con le grandi difficoltà, appunto grazie alla volontà di alcune persone, a realizzare un evento come questo, dico pure che si può fare solo meglio, perché di energia ne abbiamo tanta e abbiamo tante capacità per tenere sempre al centro questa città nel panorama nazionale.